E allora siamo arrivati alla sesta vittoria consecutiva per la Pistoiese, che con un buon secondo tempo, dopo aver rischiato nella prima parte di gara, ha sbancato Agliana con un 2-1 ottenuto con il minimo sforzo e con la massima praticità. Diciamo subito che non è stato un bel derby, ma i numerosi tifosi arancioni giunti ad Agliana, oltre 600, hanno avuto la soddisfazione dei 3 punti necessari per proseguire la rincorsa alla capolista Gian Erminio. L'ex baiano, allenatore del padrone di casa, sapeva benissimo che per uscire indenni dalla contesa occorreva una continuità di gioco ed anche un'intensità di gioco per evitare danni da una squadra, la Pistoiese indubbiamente dotata di qualità migliore. Nel primo tempo l'Agnanese si è fatta preferire, se non altro per la maggiore volontà di fare la gara, e ha sfiorato il vantaggio al 39esimo con De Sagastizabal, che ha colpito una traversa. Di certo un campo assai gibboso non ha aiutato i giocatori dotati di piedi migliori. Fatto è che a fine stagione, con i primi caldi, non conviene andare per il sottile. È una gara a due ormai tra Giana, Erminio e Pistoiese fino alla fine del torneo. I punti di distacco tra le due compagini a fine partite restano 2 ed ancora tutto è possibile. Allo stadio Germano Bellucci di Agliana, arancioni in campo in maglia bianca, con Valentini, Vassallo, Davì, Biagioni, Arcuri, Caponi, Meic, Sighinolfi, Boccardi, Di Biase e Barzotti. Nella Pistoiese in maglia bianca, come detto, assente Macrii, e subito in campo Boccardi. Inizio gara molto attento da parte della Pistoiese, vista la volontà di spingere messa in campo dalla squadra di Baiano. Primo squillo all'ottavo con un tiro alla distanza di Baggiani che non crea alcun problema a Valentini. L'Agnanese comunque è molto spigliata e aggressiva, forse più abituata della Pistoiese a giocare su questo terreno gibboso e poco scorrevole. Al 18esimo conclusione di Mattiolo deviata in angolo. Si tratta però di un derby poco interessante con una Pistoiese timorosa che aspetta la giusta occasione e con i padroni di casa positivi ma confusionari. Al 39esimo l'episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Mariani sulla destra serve in area l'argentino De Sagastizabal che va al tiro con Valentini che devia la sfera sulla traversa con la palla che torna in campo. Davvero una grossa occasione. Al 45esimo senza recupero si va negli spogliatoi sullo 0-0. Il padrone di casa che non hanno corso rischi. Intanto la Gian Erminio a quel momento vinceva già 3-1 sul Lentigione. Consogno inizio ripresa, manda subito in campo Florentin per Boccardi, da palla d'angolo al quinto colpo di testa di Meic alto, poi un tiro alto dalla distanza di Di Biase con risposta sempre alta di Mattioli. Al 12esimo la Pistoiese però sembra più in spinta in questa fase. Al 23esimo in pratica la prima occasione vera e non è la prima volta che accade, la Pistoiese passa a vantaggio. Caponi traversa per Barzotti che viene superato dal pallone, portiere e difensore non si intendono. Con nei pressi Florentine che anticipa l'uscita del portiere Spurio e mette dentro. Clamoroso patatrac difensivo dell'Aglianese. Baiano comincia con i cambi, anche perché era evidente il calo di intensità di gioco neroverde. Entra Venerosso per Remedi, mentre nella Pistoiese esce Di Biase e entra Andreoli. Al 32esimo arriva il raddoppio arancione ed è una perla del capitano della Pistoiese Caponi che, su calcio di punizione da 25 metri, infila il portiere Spurio alla sua destra in modo imparabile. Sia Florentine che Caponi sono la seconda marcatura in questo campionato con 2 reti appunto di vantaggio a poco dal termine. La Pistoiese sembra una botte di ferro. Comunque la gran girandola di cambi attuati da Baiano qualcosa si produce in termini offensivi. Al 40esimo da Venerosso a Mattioli con colpo di testa di poco fuori e nel recupero al 46esimo Baldè da poco entrato a calcio di distanza con un bel diagonale dentro l'area. Ma non c'è più tempo, la Pistoiese vince il derby di ritorno. Come all'andata, Baiano resta l'amaro in bocca. L'Agnanese non è stata fortunata, ma la Pistoiese è riuscita al momento giusto, in piena ripresa, a far sua l'intera posta. Il fatto di non poter mai sbagliare nulla giustifica anche una condotta cinica e pratica. La rincorsa alla vetta porta via energie psichiche oltre che fisiche. Non è consentito andare per il sottile. In queste condizioni, un pareggio potrebbe significare rovinare tutto. Insomma, la Pistoiese deve vincere tutte da qui alla fine, e anche se sommare alle 6 vittorie consecutive finora ottenute, le altre 7 gare mancanti, vorrebbe dire arrivare a ben 13 vittorie di seguito e sembra fantascienza. Prima della sosta, impegno difficile, sempre in trasferta in terra lombarda, a Lodi contro il Fanfulla. Nei 7 prossimi impegni, Fanfulla, Corticella e San Maurese saranno affrontate sia dalla Pistoiese che dalla Giana, ma a campi invertiti. Le insidie maggiori per la Giana, se le distanze rimarranno lievi fino in fondo, saranno rappresentate dalle due trasferte toscane. Per
prima a Forte dei Marmi, poi proprio ad Agliana.